oltre 2.000 contatti avvenuti nelle diverse municipalità, oltre 200 curriculum presentati e una serie di iniziative particolarmente innovative sul fronte degli incubatori di impresa, sul fronte del rapporto con Expo, in particolare nel contrasto allo spreco del cibo e dell'alimentazione. Abbiamo messo insieme competenze professionali diverse in grado di offrire un percorso sicuro a tante ragazze e a tanti ragazzi che cercano giustamente un lavoro e che lo cercano in questo territorio. Insomma, un'esperienza innovativa che si riprodurrà anche nel 2015, la prima in Italia fra Italia Lavoro e il Comune di Napoli, un grande comune del nostro paese, con indicazioni positive che intendiamo implementare nel 2015. Nel settembre del 2013 il Comune di Napoli è stato il primo comune d'Italia a sottoscrivere un protocollo di assistenza con Italia Lavoro per avviare un processo di riorganizzazione degli interventi locali sui temi del lavoro, dello sviluppo e del welfare. In una conferenza stampa congiunta con Italia Lavoro sono stati illustrati perciò gli obiettivi e le competenze raggiunte, grazie in particolare al lavoro svolto dagli uffici relazioni con il pubblico nelle municipalità, attraverso i quali il Comune agisce come soggetto di intermediazione. Innanzitutto la capacità da parte delle 10 municipalità di poter orientare quanti si rivolgono alle municipalità per avere informazioni sul lavoro. La seconda, abbiamo scelto di tenere insieme lavoro e welfare, quindi il diritto al lavoro così come i diritti alle dimensioni sociali, perché gli uni e gli altri non sono in contrapposizione. La terza, devo dire quella alla quale tengo di più, è che stiamo passando da una cultura dell'assistenza ad una cultura dell'affidamento. Assistere significa tenere conto di un bisogno e fotografarlo in quanto tale. Affidarsi significa mettere le proprie condizioni nelle mani di un ente locale, di operatori esperti e competenti per fare un percorso che porti a superare la condizione del bisogno. Ci lavoriamo da tempo con un protocollo che mette il lavoro e l'occupazione al centro dell'azione amministrativa, con politiche sociali di integrazione e non solo di assistenza, con sportelli di prossimità, con vicinanza ai più deboli, quindi giovani, precari, disoccupati, anche migranti e nuovi poveri della nostra città, facendo capire loro le opportunità che ci sono, dando informazioni, con relazioni di trasparenza, con l'emersione anche in un circuito di legalità di vari mestieri. È una grande sfida in quella che è la più grande area metropolitana d'Europa anche per numero di giovani condensati in un fazzoletto di territorio urbano.